lo so, è veramente bella Santa Maria del Fiore, il cupolone di Brunelleschi, il campanile di Giotto. Comunque io sono qui. Ma soprattutto, la cosa più bella in tutto questo, signori e signore, è che io vi do il benvenuto in questo primo episodio di Firenze Futur. Io non vedo veramente l'ora di andare alla scoperta e riscoperta dei cibi fiorentini e cercare di valorizzare il più possibile questa fantastica città. Perciò con la benedizione di Santa Maria del Fiore diamo ufficialmente inizio alle danze. Dai! Sì, in effetti è un po' strano iniziare un food tour uscendo a casa propria. Sono appena scoccate le 9 di mattina, io mi trovo in zona Mercato di San Lorenzo e proprio dietro queste bancarelle, sul marciapiede, si nasconde una super pasticceria qui a Firenze, antica pasticceria Sieni. Pasticceria storica fiorentina dal 1909, nella quale si possono assaggiare dei signori dolciumi. Si presenta subito in modo super elegante e molto invitante, quindi adesso non ci resta altro che sentire effettivamente il sapore, la dolcezza di questi cibi. Attenzione a questa torta con la panna con sopra il cioccolato. Mi sembra che si chiami torta Teodore, a me questo muro di panna invita veramente un botto. Andiamo a distruggere questo parallelepipedo di panna. Oh! Io le aspettative è veramente un botto alto per questa torta. Buon appetito a tutti. Wow, è esattamente quello che sembra, un muro delicatissimo e sofficissimo di panna, cubo di panna che sovrasta un leggero strato di pan di Spagna, crema e mille foglie. Per me questa è la pasta perfetta. Cioè, chi è che non vorrebbe un cubo di panna per dolce? Ora, io non sto dicendo che le tette di Monaca sono in pericolo, però le sto solamente avvisando. Firenze Food Tour è iniziato a bomba. Si salvano solamente perché qui non c'è l'effetto sorpresa, perché la morbidezza della panna non è racchiusa all'interno di un morbido involucro di pan di Spagna. La cosa che non capisco è che io sono qui a Firenze da circa 2-3 anni e quindi la mia domanda è: perché nessuno me l'ha mai parlato di questa pasticceria, ma di questo dolce in particolare? Questa cosa è molto grave, ma ovviamente la mia colazione non poteva finire con una semplice fetta di torta alla panna. Infatti andiamo anche con un bel bombolone alla crema, che è abbastanza leggero, quindi mi sa che non c'è tanto ripieno dentro, però io nel dubbio ve lo spacco lo stesso. Come sospettavo, c'è una caccolina di ripieno. Però devo dire che la crema è molto buona. Crema ancora calda, non sa di limone, quindi è una di quelle creme che piace tanto a me. Molto delicata, peccato però che ce n'è veramente poca all'interno del bombolone. Come al solito so che volete che io faccia una certa cosa. Andiamo giù nel mio laboratorio. Tac. Com'è che si dice, se nel bombolone non c'è abbastanza ripieno, allora buttaci dentro un botto di panna? Penso di aver creato veramente una bomba. Bombolone, panna e crema. Si presenta veramente bene con tutti questi pezzettini di cioccolato sopra anche. Buon appetito a tutti. Porca vacca. Sono rimasto senza parole. Senza parole. Se venite alla pasticceria Sieni, vi consiglio questa combo. Questo è un orgasmo culinario, signore e signore. Non me lo sei mai aspettato di arrivare così ad un orgasmo culinario all'inizio del food tour di Firenze. Porca vacca che era quella combo. Solo che migliorare adesso. Anche Firenze per i dolci si fa sentire. Paste pagate 1,30 euro l'una, quindi un prezzo veramente onesto. Ok, direi che abbiamo iniziato con la marcia giusta. Abbiamo ingranato bene. Proseguiamo adesso. Con
quale miglior modo per iniziare la giornata qui a Firenze se non con una bella schiacciata dolce? Piatto popolo della cucina toscana, della zona di Grosseto, Prato e Firenze. La Toscana fa da padrona quando si parla di uva, vendemmia e vino. C'è una tradizione povera, si utilizzava l'uva e l'impasto del pane per creare questa schiacciata dolce. Mi vergogno un po' a dirlo, non l'ho mai assaggiata, però oggi è arrivato il momento di provarla. Ci troviamo lungo via Gioberti, la via che porta a Piazza Beccaria, ovvero la via che faccio ogni mattina per andare all'università. Andiamo ad assaggiare la schiacciata dolce all'antico forno Giglio. Ciao, buongiorno. Prendo un pezzettino di schiacciata dolce. Vada qui che storia con Piazza Beccaria alle spalle. Dentro quel forno c'era veramente un odore indescrivibile di schiacciata, focaccia, pane appena sfornato che... una prelibatezza. Comunque alla fine ho preso una classica schiacciata all'uva e una con le noci e il fichi. Per due pezzi ho pagato 5,50 euro. Vada belli. Ovviamente questa schiacciata con l'uva qui a Firenze si trova solamente nel periodo di vendemmia, quindi settembre-ottobre. Buon appetito a tutti. Mitologica. Uva come vuole la tradizione con i semi, perché è l'uva che costava meno. Devo dire che sgranocchiare i semini non è niente male. Uva bella caramellata, intrisea di zucchero, che ha fatto quasi la marmellatina insieme alla schiacciata. Tutto accompagnato dalla morbidezza e la leggerezza della schiacciata. Andiamo con questa qui, noci, fichi e uva. Questa non mi fa troppo impazzire, perché a differenza del latte ci sono leggermente troppi gusti, troppi sapori. È molto figo perché prima si sentono le noci, poi la sprogno dell'uva e infine la dolcezza dei fichi, che è il sapore che ti rimane in bocca. Molto interessante, ma preferisco la schiacciata tradizionale. L'antico forno Giglio ci sa veramente fare con le schiacciate. Veramente tanta roba. Hai capito la tradizione povera toscana? Si saltava col coscio. Dopo essersi fatti la bocca con una deliziosa schiacciata dolce, adesso è arrivato il momento di fare una bella merenda, bella sostanziosa di mezza mattinata con una bella schiacciata. In questo momento mi trovo in Piazza della Signoria, ciao Biancone, buttiamoci in questo viottolino, e noi siamo anche riparati al vento per andare a assaggiare la famosa schiaccia da Ino. O Ino? Ino? Chino? Facendo questo food tour in Toscana, a Firenze, dove vivo io, non è ammissibile che io sbagli i nomi o le pronunce, quindi bisogna essere scrupolosi sulla pronuncia. Molto probabilmente vi starete chiedendo, ma perché non vai a mangiare la schiacciata dall'antico vinaio? E il semplice fatto è che è il locale più recensito al mondo, quindi sarebbe solamente una goccia in mezzo al mare la mia recensione. E poi sono dell'idea che la schiacciata dell'antico vinaio non sia la migliore qui a Firenze, perciò oggi si opta per Ino. Vai, grazie. Per questo panino ho pagato 10 euro. Allora, ho fatto una piccola gaffa, infatti Ino non fa schiacciate ma panini, con lo stesso impasto delle schiacciate, solamente che non c'è né l'olio né il sale, quindi si chiamano panini. Perciò in questo food tour vi concederò sia l'antico vinaio che un altro posto dove andare a fare le schiacciate, per farmi perdonare. Però adesso andiamo al taste test, quindi, di questo panino con finocchiona, pecorino alle erbe e mostarda ai peperoni. Bello scrocchierello e buon appetito a tutti. Il primo gusto che arriva è la cremosità del pecorino alle erbe, che si va a mischiare con il dolciastro e la mostarda e i peperoni, e dopo arriva la finocchiona a spazzare via tutto. Assurdo questa combo. Vi do un piccolo consiglio: se prendete questo panino, mordetelo con il pecorino verso il basso. La mostarda e i peperoni è qualcosa di illegale. Dà un retrogusto caramellato al panino che è veramente micidiale. Bada qui che spettacolo. Comunque, per chi non lo sapesse, la finocchiona è un tipico salume fiorentino. Secondo me è micidiale perché è bello cremoso, bello grasso, si scioglie in bocca, è veramente un signor salume. Perciò questo panino da Ino, pochi ingredienti, raffinato, particolare. Secondo me è una super valida alternativa alla famosissima schiacciata. Dagli, sono super felice di essere andato da Ino a assaggiare i panini. Adesso andiamo a sbranarci un altro panino bello sostanzioso per pranzo. Ok, invece per quanto riguarda il pranzo a Firenze si può optare per diverse prelibatezze, però io preferisco coronarlo con una in particolare. Colei che è forse la prelibatezza per eccellenza che si può gustare qui a Firenze. Penso che ormai abbiate più o meno capito a cosa mi stia riferendo, ovvero un bel panino con il lampredotto. Ma non uno qualsiasi, uno in particolare. Un bel panino con il lampredotto da Aurelio, il re del lampredotto. Secondo me il miglior lampredottaro qui a Firenze. Panino con lampredotto col sugo.
paninozzo recuperato da gustare rigorosamente dietro il chioschetto sulla panchina. Che meraviglia, tutto bello unto, intriso nell'olio, nel sugo. Questa volta sono andato con un bel lampredotto all'uccelletta con salsiccia e fagioli. Panino magico. Un panino di questo calibro l'ho trovato solo e solamente dal lampredotto d'Aurelio. Panini così light e corrotti non si trovano facilmente. Un'opera d'arte. Bello fumante. Premessa, con un panino così è concesso sporcarsi e anche tanto. Buon appetito a Titti. Mi sono anche già sporcato. Illegale una roba così. Illegale. Nonostante ci dia il sugo, i fagioli e salsicce, il sapore della prodotta è comunque bello presente, bello deciso. Ma si capisce di cosa stiamo parlando? A che livelli di porcosità stiamo parlando? Poi il panino è intriso tutto di sugo, bello soffice, bello unto. È veramente uno dei casini più buoni che io abbia mai mangiato. Quando mi vedete con la bocca sporca così di sugo, mi piace che c'è della goduria nell'aria. Io vi consiglio di portare qui come primo appuntamento la vostra ragazza. Entrare subito in confidenza così. Potrei piangere dalla gioia in questo momento. Questo lampredotto all'uccelletta è un tripudio di sapori. Come primo e più presente arriva il lampredotto, dopodiché segue la consistenza leggermente pastosa dei fagioli e infine ti rimane il piccantino della salsiccia. Della salsiccia, scusatemi. Penso che farò un food tour solamente di lampredotti per scoprire qual è effettivamente il più buono, anche se non so come qualcuno potrà battere questo. Spaziale, atomico, leggendario, strabiliante, unto, bisunto, laido, corrotto, straordinario, un pranzetto degno di nota, mani belle pulite, e si può continuare il food tour più carichi che mai. Quello che rimane di un'opera d'arte, direi più che ottimo. Se volete fare un bel pranzettino in compagnia di amici o comunque persone in confidenza, sapete dove venire a gustarvi e illuridarvi con un bel panino e lampredotto. Però non veniteci con persone con le quali non avete abbastanza confidenza, mi raccomando. Ora ditemi dove nel mondo potete riuscire a trovare un panino di questo calibro solo per 3,50 euro. Per farmi perdonare della gaffe di prima con il panino, adesso vi concedo una bella schiacciata. Infatti esattamente a 200 metri dall'università in zona Sant'Ambrogio si dà il caso che si trovi una tappa veramente valida per quanto riguarda la schiacciata fiorentina. Mi sto riferendo a Schiacciamatta. Nonostante sia letteralmente dietro alla mia università, non ci sono mai stato, sono veramente un sacco curioso di provare la loro schiacciata. Il menù delle schiacciate non è troppo vasto, però meglio così, perché è meglio poche ma buone che tante tutte raffazzonate. Ah, ma guarda che bello con la loggia dei pesci nello sfondo. Che bel pranzettino artistico. Con una bella schiacciata Bologna, quindi con mortadella, crema di pistacchio e burrata. Una combo che veramente non delude mai. Le dimensioni non sono le stesse dell'antico vinaio, però quello che interessa a noi è la schiacciata e la bontà degli ingredienti. Ma sì, iniziamo a questo lato bello porcelloso. Schiacciata che al tatto mi sembra molto più soffice e meno croccante di quella dell'antico vinaio. Leggermente più spessa. Buon appetito a Titti. Allora, la schiacciata in questo caso è molto soffice, abbastanza mollicosa, cosa che apprezzo perché riesce a trattenere bene le salse, quindi la burrata, la crema di pistacchio, mentre nelle schiacciate più fine finisci sempre per sbrodolarti e distruggere la schiacciata stessa. Gli ingredienti nel complesso sono molto delicati, si sposano alla perfezione fra di loro. La freschezza della burrata e il caldino della schiacciata è una combo veramente pazzesca. Avrei apprezzato un pelo in più di croccantezza, però devo dire che anche così non mi dispiace. Un lato negativo per quanto riguarda le altre schiacciate leggermente più croccanti è che ogni volta che le mangio mi tagliano il palato, mentre questa qui, essendo molto morbida, è molto piacevole da mangiare. Perciò se non siete super fan del croccante e del fino, ma siete più quel partito soffice e spesso, Schiacciamatta super approvata. Un ottimo posticino dove andare in pausa pranzo all'università. Altra meta che non può assolutamente mancare in questo Firenze Food Tour è il mitico mercato centrale di Firenze. Il fantastico mondo culinario che si nasconde all'interno del mercato di San Lorenzo. Mercato di San Lorenzo che fortunatamente è tornato a pieno regime dopo il Covid. Ovviamente andiamo direttamente al piano superiore. Entriamo in questo bellissimo mondo. Qui
dentro c'è veramente l'imbarazzo della scelta di cosa mangiare, dal giapponese al cibo tipico romano al cibo tipico fiorentino, c'è veramente di tutto. E una prelibatezza che ancora non vi ho mostrato si trova proprio in questo stand. Il peposo essenzialmente sarebbe il muscolo del manzo, che attraverso diverse fasi di cottura raggiunge questa consistenza sfilacciosa super tenera. Me lo sono fatto mettere in una vaschetta perché mangiarlo dentro un panino è letteralmente impossibile perché ti sbrodoli tutto. È molto sugoso e dice che la sua invenzione risalga ai tempi brunelleschi. Perciò buon appetito a Titti. Se non avete mai assaggiato il peposo non potete capire. Peposo è sinonimo di tenerezza. Il sapore della carne è reso più pungente dall'aggiunta di pepe e aglio. Si scioglie veramente in bocca. Non ti rendi neanche conto di averla messa in bocca. Veramente, ma veramente assurda. Guardate, in questo pezzettino si vedono bene le fibrette del muscolo. Adesso voglio vedere se riesco a farvi rendere la sua tenerezza. Piatto veramente a non lasciarsi scappare se si viene a Firenze. Cioè, adesso ditemi, in quell'altra parte del mondo si riesce a valorizzare la lingua, lo stomaco, il muscolo del manzo come viene fatto qui in Toscana? Alla salute. Ciao ciao Mercato Centrale, è stato un piacere mangiare il peposo. E comunque per questa volta mi sono trattenuto solamente al piano di sopra, ma anche al piano di sotto ci sono anche dei localini molto interessanti. E dopo il sapore super deciso del peposo è arrivato il momento di riaddolcirsi la bocca con un bel gelatino. E la gelateria della quale sto parlando è Vivoli, considerata una delle migliori gelaterie d'Italia. Ovviamente il gusto che non può mancare, pistacchio. E poi ci ha accostato un altro gusto molto particolare che non ho mai preso in tutta la mia vita, che è caramelle e pere. Iniziamo con il pistacchio, il colore del pistacchio super artigianale. Porca vacca, porca vacca. Attenzione, si sente moltissimo il sapore di pistacchio. Forse uno dei gusti dove il sapore di pistacchio è più effettivo e reale. Leggermente troppo zuccherato, perché il retrogusto è leggermente troppo dolce. Però adesso sentiamo questo gusto pere e caramello. Che qui si sente un sacco il sapore della pera. È più un sorbetto che gelato questo. Sa così tanto di pera che mi ricorda gli omogenizzati alla pera. Il dolce della pera mischiato con quello del caramello è veramente troppo dolce. Però il pistacchio mi ha veramente sorpreso. Un degno rivale della chiccheria. Proviamolo insieme. Bomba di piacere. Veramente, veramente buono. Una cosa particolare di Vivoli che non sapevo è che non fanno i coni. Hanno solamente le coppette. Vivoli si piazza nella top 3 delle migliori gelaterie dove io sia mai stato. Veramente chapeau. In effetti è un po' strano fare un food tour con il giubbotto, non c'ero abituato. Però ormai è calato il sole, le temperature sono scese, ma soprattutto si è fatta una certa. Quindi prossimo stop, cena. E stasera per cena vi porto in un posticino che, mamma mia, lascia stare il cicalone, vivaio il cicalone. Infatti le prelibatezze fiorentine, oltre che a dominare lo street food, si sposano alla perfezione anche con i piatti dal ristorante. Ciao. Il nostro obiettivo per stasera è una bella pappa al pomodoro, bella calda per riscaldarci l'animo con questo freschetto, è perfetta. Super tipica toscana e mega buona secondo me. Grazie. Piatto della tradizione contadina, fatto con pane raffermo, pomodoro, aglio, olio. Sale un profumo veramente un sacco delicato di olio, pomodoro e basilico. Forse una presentazione anche troppo elegante per la pappa al pomodoro, però mi invita veramente un sacco. Perciò buon appetito a Titti. Brucia un botto. Mi sono riscaldato tutta la trachea. Secondo round. È veramente super cremosa. Sapore delicato, super cremosa. Questa è la pappa pappa col pomodoro. Se cercate un piatto per riscaldarvi d'inverno, la pappa al pomodoro. Il piatto dei lavoratori. Di solito nelle pappe al pomodoro che avevo già assaggiato c'erano i pezzettoni di pane. Invece in questa qui non ci sono e mi ha stupito veramente la cremosità, è veramente assurdo. Il sapore iniziale del pomodoro è un botto delicato, poi ti lascia in bocca il pizzicantino del pepe che un boccone tira l'altro. E quando sarò vecchio penso che mi nutrirò solamente di pappa al pomodoro. Un ottimo compromesso.
per concludere questa scena in bellezza di questo futuro a Firenze, tre bei cantuccini fatti in casa. Super croccante, super friabile e ci sta tantissimo lo zuccherino sopra che dà quel tocco iniziale di dolcezza. Turno del cantuccino con l'uvetta. Molto più soffice questo, c'è anche un pizzico di cannella che si sposa alla perfezione con l'uvetta. La consistenza è più morbida, mi aspettavo croccante, invece... No, questa è una ricetta di un cantuccio morbido. Quindi il cantuccino con l'uvetta che ho appena assaggiato non era un cantuccino, ma un gingerbread. Molto buono. E adesso chiudiamo in dolcezza con queste piccole gocce al cioccolato. Anche questo qui morbido con i canditi. Però se devo fare una classifica metto al primo posto quello lì con l'uvetta, solamente perché non sono un super fan dei canditi. Ah, animo riscaldato. Cenettina con 10 euro, i cantuccini mi hanno gentilmente offerti. Proprietari del locale super simpatiche, super accoglienti. Perciò se cercate un localino dove mangiare cibo tipico fiorentino, il Cicalone. Vi riscaldate con una bella pappettina al pomodoro e poi fate una passeggiata alla Firenze di notte. Sì, è bada bella Santa Maria Novella di notte. Perciò da me qui sul Lungarno di Firenze, con Ponte Vecchio sullo sfondo, vi dico che per questo episodio di Firenze Future è tutto. Come al solito spero vivamente che vi sia piaciuto e che io vi abbia dato qualche spunto di cose da assaggiare e dove andare a mangiare qui a Firenze. E noi come al solito ci vediamo in un prossimo bellissimo video. Arrivederci.